Maestro, io ho notato nei suoi dipinti un po' come se fossero dei fantasmi del passato, cioè lei racconta delle storie, c'è tanta cultura, tanti personaggi. Come avviene ciò? Ma dire nel senso che la mia formazione si è determinata nei quartieri popolari di Napoli, perché io sono nato in un quartiere popolare che si chiama una zona dove ci sono gli orefici, al Corso Vittorio Emanuele, al Corso Vittorio Umberto, si chiama Corso Umberto, dove sta l'università. Per cui da bambino ho frequentato le scuole all'Amazzonia del Carmine. Per cui frequentavo la piazza Mercato, dove sta la chiesa del Carmine, dove poi si sono svolte le cose più drammatiche della storia napoletana. Poi facendomi grande, queste cose le ho maturate fino a concretizzarsi in immagini. E quindi ho affrontato, per esempio, il momento difficile per Napoli del 1799 della Repubblica Napoletana. Già me ne parlavano quando ero bambino e frequentavo le scuole di via Bartolomei Cioccarelli, che è una parallela di Piazza del Carmine, dove c'era una donna che diceva: "Ah, là hanno impiccato una donna, una mala femmina, rimane sta mala femmina, poi vai a vedere, era Eleonora Pimentel de Fonseca, figure della mala femmina". Per cui a un certo punto queste immagini così truculenti. Per esempio, mi dicevano che tutte le fontane che stanno a Piazza Mercato poi grondavano sangue perché le teste mozzate dai boia venivano poi sciacquate sotto queste fontane e questo sangue scorriva per la piazza. Insomma, tutte queste cose mi hanno molto colpito da bambino, per cui poi da adulto le ho maturate e sono diventate Volevo quadri. anche ricordare la Repubblica del 99 del La Repubblica del Masaniello, 99 è che lei stato si è pure occupato, Masaniello, che fece una naturalmente. mostra importante al suo Appunto, tempo, negli questo anni sì, ma a 70. Napoli non l'ho mai fatta, alla Repubblica sì, però Masaniello l'ho fatta a Firenze, in una grande galleria che si chiamava Santa Croce, con il convento dei canti popolari di Roberto De Simone. Hai capito?